E benvenuti a questo nuovo video mattutino sul Parmacalcio. Commentiamo la notizia di ieri, la bomba e il muto. Franco Vasquez è un nuovo giocatore del Parma. Vasquez è un grandissimo colpo. Veramente sono molto contento perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Un giocatore di tecnica, ora bisogna vedere come si integra nel collettivo crociato, perché da un anno o da 6 mesi che è fermo. Comunque, vediamo un po'. Sono due colpi mediatici, sia Gigi Buffon, ovviamente, sotto il mio video su Gigi, e Franco Vasquez. Comunque, poi abbiamo preso due giovani che io non li conosco, Stanko Juric e il polacco. Però là vorrei giocatori di categoria, vorrei giocatori tipo Donnarumma, vorrei Coda, uno dei due, vorrei Mancoso, quei tipi là, ecco, perché non vorrei di fare la squadra che aveva il Monza, perché il Monza aveva Boateng, aveva Balotelli, aveva Paletta, Barilla, Scozzarella e poi è rimasto in Serie B. Mi direte, ma Balotelli e non Paletta, e Boateng hanno la testa, che è un po' quello è vero. Rispetto a Vasquez e Buffon, Boateng e Balotelli, prima che mi sono messo finiti come giocatori, poi a livello di professionalità non hanno niente a che vedere sia con il muto Franco Vasquez e soprattutto con la leggenda del calcio italiano che è Gigi Buffon. Allora, però bisogna anche dire che il Parma è una delle poche squadre italiane che si sta muovendo, perché le altre, anche della Serie A, sono belle che non si stanno muovendo, no? Per cui questo è positivo. Però, per fare una squadra che ammazza il campionato di Serie B, bisogna prendere, secondo me, giocatori adatti alla Serie B. Per cui, ora mi aspetto, dopo le cessioni che posso dire addirittura sempre all'Inter, una cosa che veramente mi fa incazzare sempre all'Inter, perché poi farò il video. Perché andrebbe in prestito, per cui noi non ci guadagniamo un cazzo come al solito. Quello, secondo me, è una cosa un po' che non mi sta tanto bene. Comunque, bando alle ciance, Hernani poi dovrebbe andare al Cagliari. Le varie cessioni, secondo me, si faranno sta settimana o l'altra, vediamo un po' prima del ritiro, che ricordiamo è a Castelrotto il 9 di luglio a Parma. Poi vediamo. Comunque, Franco Vasquez è un giocatore di estrema qualità, se quello del Palermo è veramente, veramente forte. Abbiamo un attacco che, mamma mia, la Brunetta e Vasquez è più forte della Serie B. Ora bisogna vedere l'attaccante, se mi prendono, ti ho detto, o Coda, o Torregrossa, o Donnarumma, in pratica vai col pilota automatico, perché l'inglese purtroppo è una scommessa, è sempre rotto, non si sa, perché se fosse almeno 70% questo farebbe anche 4-5, 20 gol. Corneliusz se me lo vendono, e il polacco non è che lo puoi mettere subito in campo a battagliare nei campi torridi e stelpiusi della Serie B, per cui no, per cui bisogna avere un attaccante stile Massimo Coda, Donnarumma. Mi piacerebbe a me, io l'ho detto, mi piacerebbe a me Federico Dionisi, perché sei un mio pupillo, un giocatore che in Serie B secondo me è fantastico, costa anche poco perché tra l'altro anche all'Ascoli, per cui secondo me con 1,5 milioni lo porti via, ma anche meno. E niente, comunque, è il muto a Parma, firmato, dai, ci vediamo in un altro video, fate un po' cazzo che volete e tutto il muto, è muto.